Ecco qua quando sono bello. Cari amici di 8 pagine news, bentrovati. Com'è stato? Tutto a posto? Che mi dite di bello? Io qui tutto a posto, sono negli studi di 8 Channel ad Avellino, pronto con la rubrica Tirami su per il vostro buon umore quotidiano. Lo dico sempre, il vostro buon umore quotidiano. Oggi abbiamo un grande ospite, un grande giornalista per questo TG satirico, un po' simpatico, un po' tragico. Comico, un po' di tutto. E siccome facciamo il giro delle varie redazioni, oggi abbiamo un collegamento. Guardate dietro c'è lo studio, guardate che studi che abbiamo qui, 8 Channel 696, e ci colleghiamo a Benevento, sì, per l'edizione del TG. E c'è il grande, in tutti i sensi, proprio grande, adesso vedrete perché è grande. Però è paciuccone, è bello, è un giornalista molto ma molto professionale e bravo, serio. Ci piacciono i trattori, non lo so perché c'è la passione dei trattori. Però vabbè, a parte questo che non ve ne frega niente, lo so, però sai, è bello vedere un giornalista in televisione o nei video e pensare a ciò che a lui piace, entrare nella psicologia di un giornalista. Fatto sta, signore e signori, l'orsacchiottone di 8 pagine, il grande Alessandro Fallarino. Caro Fallarino, a te la linea, prego. Sì, grazie Gianrico, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Apriamo il nostro telegiornale con l'argomento più importante del panorama regionale, i trattori. Una petizione infatti propone di renderli nuovo mezzo di trasporto ufficiale regionale, portando finanche i mezzi agricoli su rotaie per collegare i maggiori centri della regione Campania. Primo firmatario, un noto cronista beneventano. E adesso passiamo alla cronaca, droga senza età. Incredibile vicenda, ha visto al centro un anziano della provincia di Avellino. L'uomo si era barricato nella sua abitazione, imbracciando un fucile ed urlando frasi sconnesse, relative ad una presunta invasione dei tedeschi. Dopo aver tentato di calmarlo, i carabinieri hanno fatto irruzione in casa, trovando un peyote di circa 1 chilo, dal quale erano stati staccati alcuni pezzi per fare del tè. L'uomo ha giurato che si trattava di un tartufo scovato dal cane appena comprato. Animale, che poi si scoprirà, è stato per anni nell'unità cinofile ed era stato allontanato proprio dopo aver mostrato problemi con le sostanze scovate. E adesso una comunicazione di servizio. Informiamo che risintonizzando il decoder, per chi trova per primo il canale 696, fa una piroetta e fischia durante il salto, ci sarà in regalo un poster di Gianrico Mancini nudo, in pose ammiccanti e una guida delle migliori osterie. Dopo Toni Tammaro, che ha raccontato alla nostra Teresa De Lucia di aver trovato l'amore a Benevento, una incredibile rivelazione arriva da un altro grande della musica. Madonna, infatti, ha ricordato: fondamentale per la mia carriera è stato l'incontro con Federico Salvatore. Un capolavoro come Az ha fortemente influenzato le mie performance artistiche ed oggi ammiro molto Gio Donatello. Siamo allo sport, importanti novità alla Juventus. Assegnati alla squadra bianconera i prossimi 5 scudetti. La decisione arriva grazie all'iniziativa degli arbitri della FIGC. Facciamo prima in questo modo, hanno dichiarato, è diventato stancante trovare sempre modi nuovi per convalidare gol non validi, inventare rigori, non cacciare giocatori juventini, anche quando si rendono protagonisti di efferati omicidi. Per ora è tutto, Gianrico, ti restituisco la linea. Ti ringrazio, caro Alessandro Fallarino, sei simpaticissimo e bravissimo. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Sei veramente bello pure, proprio da vedere eccezionale. Quindi ti ringraziamo e niente, è arrivato il momento di chiudere questa rubrica. Tirami su. Ci vediamo domani con un altro appuntamento, con un altro giornalista, con un'altra redazione, con un altro tavolo, con un'altra telecamera, con un altro studio. Non lo so. Ci vediamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app 8 pagine news. Vi amo, vi voglio bene. Noi di 8 pagine e di 8 channel vi amiamo. Ciao a tutti. Vi do un bacione.